me nasce nel 1999, nasce quindi nel vecchio secolo. Nasce non tanto con l'intenzione di creare un'azienda, ma era nata come una verifica che io volevo fare praticamente nel mondo del vino. Era l'epoca in cui ero consulente, seguivo diverse aziende, facevo diversi prodotti della denominazione anche no, e con buoni risultati perché premiati, diciamo, dal mercato. Però nella mia testa avevo un mio concetto di prodotto di altissima qualità e volevo vedere se effettivamente poteva essere un qualche cosa che rimaneva là, diciamo, nel cassetto dei sogni, oppure se era un qualche cosa che si poteva tradurre nella realtà, cioè in un vino fisico, in un vino vero. Ed è stato lì che pertanto io sono partito a vinificare il primo vino che si chiama per l'appunto Harlequin. L'ho vinificato nel mio garage di casa perché all'epoca ero consulente, pertanto non avevo strutture produttive e tantomeno mi sono appoggiato su delle aziende di cui ero consulente perché non avrei potuto seguirlo, diciamo, respirarlo di giorno in giorno come avevo imparato dall'inizio dell'attività enologica. E ho voluto fare come in primis un vino che non c'è. Questo perché il produrre e riprodurre un Amarone piuttosto che un Pinot Nero, piuttosto che un taglio bordolese, per citarne alcuni, per me era troppo diminutivo perché alla fin fine facevo un'ulteriore copia di un qualche cosa che c'è. E per cui ho detto, perché non faccio un vino che sia d'espressione del mio territorio, che quindi prende in considerazione l'arte di saper selezionare, che in fondo nasce dalla capacità di fare il reciotto, l'amarone, e nello stesso tempo mette insieme anche il più possibile quelle varietà che io ritengo più importanti presenti sul territorio stesso. Ed ecco che da lì ho detto, vabbè, io voglio fare un vino che non ha compromessi. L'azienda lavora su più 32-33 ettari, parte in proprietà, parte con affitto o accordi diversi. Spaziamo su un territorio di circa 70 km, perché partiamo dal cuore qui della classica Sant'Ambrogio e ci spostiamo verso est e chiudiamo sui Colli Iberici dove abbiamo tutti i vitigni a bacca internazionale, quindi Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah e così via. E abbiamo anche un'area nel Durello, quindi a nord della Valle di Soave, dove produciamo le uve bianche, soprattutto 70% uve bianche, la rondinella bianca e gli altri vitigni che usiamo per fare il vino bianco, il from black to white. Siamo su una produzione media annuale di 150.000 bottiglie, 65% sono vini a indicazione geografica, quindi Regione Veneto o Provincia di Verona. Sono stati inseriti solo in un secondo momento le DOC, ma per una riflessione anche a suo tempo, secondo me, ben sensata, suggerita dall'allora direttore del Consorzio Tutela della Valpolicella Emilio Fasoletti, il quale diceva: Celestino, tu non puoi non produrre i vini classici per due motivi. Uno, perché risiedi nel cuore della classica, della Valpolicella classica, e due, perché tu hai avuto un maestro, Giuseppe Quintarelli, che non ha avuto nessuno, e quell'esperienza la devi portare avanti. I miei classici sono classici che intanto hanno bisogno di tempi di affinamento più lunghi per esprimere veramente le loro peculiarità e poi sono rivolte anche a un consumatore che è più attento, nel senso che veramente sa che cosa vuol dire un vino di qualità. Io ai miei vini chiedo leggibilità, nel senso che il più possibile quando io assaggio un goccio di vino, un bicchiere di vino, devo avere questa sensazione di riuscire a dividerne i suoi elementi. Il fatto di riuscire a dividerne i suoi elementi significa che da una parte io nel tempo ho cresciuto un'esperienza che mi ha permesso di conoscere i singoli elementi, ma dall'altra parte significa anche che io non è che ho fatto un pasticcio, ho dato rispetto in modo tale che la natura ha fatto i suoi passaggi di step in step, mettendo ogni cosa al suo posto, come fosse un grande puzzle che alla fin fine crea un disegno finale fantastico e quant'altro. Quindi in tutto questo rientra, se vogliamo, tutto il mio gioco e che spero di riuscire anche a testimoniare, a trasmettere a chi viene dopo, in poche parole. Questo è un po' il mio quadro.